puntata iper veloce di Onorato, di oggi tanto per cambiare correre, quindi ecco, se magari i signori mi fanno anche passare, sono praticamente ho 7 minuti per essere Piazza di Roma, 7 minuti, e lo vedrò da questo telefono. Infatti c'aglierò anche un po'. Bene, ho narrato che praticamente ha fatto, credo oggi, 20.000 passi, fate voi punti quanti chilometri potrebbero essere, e ora io ho detto corro perché forse riusciremo a prendere la corriera con la mia compagna. Mi sarà una puntata molto veloce, al posto dei 40 e spalla gente se ne era dal cazzo, passo anche bene. Potete dirvi che oggi è stato un gran casino, tutto ha funzionato quasi tranne la roba, purtroppo, perché ahimè insomma è un bellissimo video, che bellissimo non è secondo me, perché mi sembra molto di parte, ho visto un po' qualcosa ma non mi è sembrato tanto obiettivo, e verrà trasmesso, verrà proiettato, anzi i film vengono proiettati. Un odore del braso ritto, già qualcuno sta facendo carne alla griglia, e a noi piace la griglia. Bene, 2 minuti e mezzo, manca pochissimo e forse la potrei anche fare. 4 minuti. 4 minuti scarso. Passo di qua e lo so che è lungo, ma perché sono certo che di là troverò un caos. Per cui non ho tanto da dirvi, dice, per cui potevi anche non fare la puntata, sì, esatto, anche se devo dire che mi è utile per vedere lo scorrere del tempo, sì, perché poi è bello, adesso poi glielo dirò, già l'ho detto a chi è che veda, e poi adesso dopo glielo dirò anche a qualcun altro, perché sinceramente sono un po' rotto il cazzo che qui non è qualche minuto prima, cioè qua si tratta di ore prima, cioè qui qualcuno ha chiuso la sede ore prima, almeno un'ora prima, se non qualcosa anche di più, cazzo, cioè porca troia. Io posso capire qualche minuto prima, anche se non sarebbe giusto, ma non si può chiudere un'ora e passa prima, cazzo, cioè qui è veramente troppo. Quindi siccome adesso ho 2 minuti e mezzo, io direi che corro come un pazzo e vediamo se riesco a prenderlo. Però adesso quando c'ho il ponte, la fortuna mia
oggi è tutta una corsa. Io ho dovuto correre come un pazzo perché purtroppo io evidentemente parlo una lingua sconosciuta. Io ho detto ai miei colleghi che c'era una sala che era stata disallestita per un evento e doveva essere quindi riallestita per sessioni di laurea. Ma ripeto, forse io parlo una lingua sconosciuta e non l'hanno fatto, hanno avuto un giorno per farlo e non si è stato fatto. Cazzo, hai fatto che non avendo detto io sono dovuto correre perché alle quasi alla partenza della sessione si sono accorti che era tutto scollegato e grazie al cazzo. Certo, l'avevo anche detto. Vabbè, io vedo il 7, quindi onde evitare che succeda come ieri, che mi chiuda in faccia e poi parte, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Molto, questo mi sa che dà proprio da venire qua.